ragazzi, ho deciso di registrare Skyblock in episodi interi, lunghi, tipo di un'ora e mezzo, e dopo tagliarmeli e fare tre episodi, tipo, o quanti ne usciranno da ogni registrazione. Quindi qualche video di Skyblock, o quasi tutti, saranno senza outro. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e iscrivetevi, e buona visione. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Zasti, oggi siamo ancora qui su Skyblock. Oggi andremo a rispaccare l'altra cobblestone e praticamente a finire il nostro mob spawner una volta per tutte, perché mi sono scocciato, solo tre episodi sempre mob spawner. Mi dà anguria, tanto io da mangiare non voglio tanto. Anche se muoio, cioè, tanto non muoio, però è sempre qualcosa da fare, raga. Con questi meloni. Quindi noi, dopo di aver fatto tutta questo mob spawner e aver tolto tutta l'acqua e aver visto se funziona, ora o faccio parkour. Quanti blocchi sono? Uno. No, faccio parkour. Ah, è grande il Zasti con il parkour, è proprio. Regà, il modo più strambo del secolo per salire. E ovviamente cadere. Oh, bimbo minchia. Sono un gran bimbo minchia io. Cazzo, sapete voi? Vabbè, ok, prima di scendere giù facciamo, ecco, qui già, raga, ci sono i primi resti di mostri suicidati. Ok ragazzi, qui ovviamente ci scordiamo i pezzi. Allora cominciamo a costruire la caduta mostri finalmente, cioè dopo 27 miliardi di episodi. Ok ragazzi, è arrivata anche la notte, qui abbiamo un ragno. Non so perché non muore, muori. Ok, altre due stringhe, giù mi sa che avevamo altre stringhe. E noi ci stringhiamo sempre, ok. Le stringhe. Non scoppiare. Oh, ma però no, non posso. Pa. Mamma mia, che danno che gli abbiamo afflitto. Polvere da sparo. Vabbè, non scoppia. Raga, qui c'avevamo le stringhe. Ok, è scoppiato il creeper bastardo lurido. E quindi, come già vi stavo dicendo, dobbiamo prendere. Oh, ma raga, ma scialla, c'è. Qui abbiamo solo ash, abbiamo soltanto il charcoal. Vabbè. Metto un attimo a posto questi. Ecco. Mi prendo il legno. Ok, credo che 16 di legno, di assi, di quercia ci possono bastare. Prima facciamo 12, vabbè, 16 appunto. Ce ne sono altri 8. Non scherzo. Ed ora ce ne facciamo tantissimi. Ci resta un bastone. E 60 torce, ecco. Credo che queste 60 torce possano bastare. Io credo che. Oh, c'è anche un bel piccignaccolo lì. Speriamo che non ci ha visto. Il piccignacco ci manda pochissime torce.
Questo. Ok ragazzi, 14 torce credo che vanno bene. Ovviamente loro possono passare e ci possono fare del danno. Muori, coglione. Ma bastardo. Oh, ma voli. C'è lo shift incorporato. Ah, questa è una cosa che non ci avevo pensato. Oh, qui c'è il mio piccone, le mie cose. La cobblestone, copri tutto. Muori tu, mi scoppia giù. Ok, raga, abbiamo la situazione poco sotto controllo. Pochissimo sotto controllo. Allora, basta che non abbiamo perso la cobblestone. Ovviamente, no, la cobblestone c'è. Almeno questa c'è. Non, se mi fate cadere, lurido bastardo. Un'ari sugli alberi. Ma cioè, vai da solo, scusa. Fai capire che cazzo sta a fare. Ok, credo che i mob sono finiti. No, non credo niente, raga. Tutto su questa strada qui, tutto pieno di torce. Guarda, ma sei coglione? Ovviamente i bastardi che ti lanciano le lance, che cazzo sto a dire? Ragazzi, sta diventando giorno, quindi credo che quei luridi dovrebbero morire, tranne i creeper. I creeper sono una cosa brutta. Guardate, loro hanno la strada. Sì, ma non puoi venire da me. Dai, io mi avvicino così cadono. Però ci sono quei coglioni che mi... Ma perché non combattono tra di loro? Mi dispiace, mi porto il legno per costruirmi le cose. Non per costruirmi le cose. Ok ragazzi, finalmente è uscito il giorno. Il giorno pieno. Quindi ho preso delle legne. Della legna. Ovviamente il mio italiano è unico. Tac. Non posso cadere. Ci avevo shift. Ok ragazzi, finalmente se n'è andato anche quello scheletro, dopo che ci ha fatto rimorire, perché è soltanto un lurido bastardo. E se è scoppiato un creeper sulla cesta, è finita la nostra storia. Ok, ci abbiamo anche delle scale. E combattere contro come cazzo fa avere una ghiaia in mano questo? Ma come cazzo spawnano? Ma come cazzo, raga, ma uno come ragazzi, cosa cazzo si è buggato Minecraft? Come mi fa a dare 64 pezzi di ghiaia? Mi dà 64 pezzi di ghiaia così a random, uccidendo un mob. Proviamo a risalire su. Se troviamo il disagio, prima cosa che ho perso il bucket, non so dove può essere. No, cordicella di merda. Luridi, cadete dalla vostra caduta. Lì dovete andare. Lì. Luridissimi, basta. Se mi acchiappa sono morto, ecco. Neanche a dirlo. E quindi la butto quella là, ragazzi, perché non era la mia. Ed ora l'attacco. Ovviamente ci sono sempre 64 pezzi di ghiaia famosi. Ragazzi, io non so da dove è potuto spawnare quella ghiaia, se hanno fatto nascere i mob con la ghiaia. Ma 64 pezzi di ghiaia, io... Cioè, non so da dove li ha potuti prendere.